Parla e non solo, mette qualche dubbio su quello che ci viene detto dai grandi giornali o dai grandi mezzi di informazione. Per cui Radio Cooperativa adesso si collegherà fra poco istante, niente meno che con Gazza City. Con Gazza City per sentire proprio una voce che parla in loco, cioè perché attenzione, quello che staremo per sentire non è quello che ci dice il Corriere della Sera piuttosto che la Repubblica. Sentiremo una voce di primo piano, cioè una voce che in questo momento si trova a Gaza. Mi sembra, secondo me, è una testimonianza senza pari, una testimonianza veramente da valorizzare, quella che sentiremo fra pochi minuti. Adesso sono le 17:02 minuti, quindi, cari ascoltatori, sentiamo un po' di musica e adesso cercherò di fare il collegamento direttamente con Gaza City. Diciassette quattro minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7, sul www.radiocooperativa.org, ricordo sito internet di Radio Cooperativa per il semplice fatto che ci potete sentire anche in streaming, ci potete sentire ovunque siate. Potete essere all'ascolto di Radio Cooperativa e con una ottima qualità audio. Però dicevo, questa trasmissione è dedicata soprattutto, la dedicheremo a Gaza City, a quello che sta succedendo in queste ore, cioè proprio da ieri, che sono stati 9 morti palestinesi, che un po' di dubbio lascia, no? Cioè nel senso che se i morti sono da una parte 9 o 10, contando quello che è successo oggi, e c'è uno solo morto, dall'altra parte qualche sospetto ti viene, no? Cioè, che sia una guerra, che sia qualcosa, no, cioè, in una guerra non succedono queste cose, un rapporto così sproporzionato fra un bando e l'altro. Per capire un po' la realtà, per capire la realtà da prima mano, da una fonte primaria, per chiamare così, siamo in collegamento con Gaza, dove c'è Silvia Todeschini. Pronto, Silvia, come stai? Bene, bene, grazie. Ok, come si chiama la tua associazione? International Solidarity Tu Movement. in questo momento sei a Gaza City, giusto? Quando sono le 17:06 minuti, perché non ci racconti un po' com'è la situazione, proprio perché da 24 ore che la tensione è salita ancora, giusto? Sì. Anche un po' più di 24 ore in realtà. Boh, io vorrei cominciare a parlare raccontando il fatto che qui comunque siamo sotto occupazione, qui comunque siamo sotto assedio e che in effetti l'escalation di diciamo, attacchi da parte di Israele o comunque la volontà da parte di Israele di aumentare la tensione era chiara non solo nelle ultime 24 ore. Per dire, 2 giorni fa siamo andate io e un'altra compagna dell'International Solidarity Movement in un villaggio che si chiama Cusà, che si trova al sud, che è uno dei villaggi più vicini al confine, appunto, tra quelli Gazawi, e la gente ci raccontava che ultimamente c'erano tantissime incursioni da parte dei carri armati israeliani, nel senso che di solito i carri armati stanno dall'altra parte del confine, dall'altra parte della rete, mentre invece in questo periodo i carri armati continuavano a entrare dentro. Ci raccontavano che giusto il giorno e mezzo alle 8:30 c'erano carri armati, sparavano soprattutto contro i contadini, perché le terre vicino al confine sono terre che vengono coltivate dai contadini. Abbiamo parlato con la gente del posto che ci diceva sì, però è un mesetto che va avanti così, è un mesetto che quasi ogni giorno entrano, è un mesetto che quasi ogni giorno sparano contro i contadini, per mettergli paura, non gli sparano proprio addosso, però è sempre un modo, un deterrente per non fargli coltivare la loro terra, per impedirgli di arrivare alla loro terra. Allora, insomma, eravamo io e questa amica, ci muoviamo per il villaggio, facciamo la strada che i bambini fanno ogni giorno per andare a scuola. La scuola del villaggio si trova a qualche centinaio di metri dal confine, c'è questa strada che passa, diciamo, in vista delle torrette da cui i soldati sparano, i soldati israeliani, appunto. E stavamo camminando là, c'erano anche dei bambini che camminavano, c'erano dei ragazzi sopra ad un carretto che era trainato da un asino. Io quella strada l'ho fatta centinaia di volte. Te dico perché in quel villaggio ci vivevo l'anno scorso. E beh, a un certo punto cominciano a sparare. E il fatto è che non hanno cominciato a sparare proiettili in aria, ma hanno cominciato a sparare direttamente verso di noi. Cioè, erano 2 colpi, solo 2 colpi, però di entrambi i colpi sentivamo più forte il sibilo del proiettile quando ci passava sopra la testa rispetto al botto, perché comunque ci trovavamo a diverse centinaia di metri dal confine, tipo 500 metri dal confine, e il punto questo ci stavano deliberatamente sparando contro senza nessunissima ragione. Stavano facendo la strada che i bambini andavano a scuola.
non avevamo nulla che potesse essere offensivo nei loro confronti e questi ci stavano sparando contro. Quindi questa è la situazione che si vive a Gaza in questo periodo, al di là del fatto che poi l'escalation ieri abbia cominciato ad aumentare. È un pezzo da quello che abbiamo la sensazione qui che Israele sta cercando di aumentare la tensione. Appunto, cosa è successo ieri? No, tra l'altro questo mi viene da confrontarlo con quando la maggior parte dei missili, cosiddetti missili fatti in casa che vengono lanciati da Gaza, quello che causano sono forti shock negli israeliani. Ora mi viene da confrontare il forte shock degli israeliani con i bambinetti che alla fine c'erano quasi abituati, dico io, che questi hanno cominciato a sparare, si sono appiattiti per terra e dopo 5-10 minuti sono tornati a casa. Hanno percorso un altro percorso per arrivare dove dovevano arrivare. E qui sembra quasi normale, qui la gente quasi ci fa l'abitudine, mentre invece in Israele lo shock di questi che sentono il botto è una cosa che finisce su tutti i giornali, no? Mentre la situazione in un paesino come Cusano non ne parla nessuno. No, è solo per questo che ti intervistiamo, per sentire la tua versione, che sicuramente è molto diversa rispetto a quello che ci dicono i grandi giornali, no, Silvia? Prego. Infatti. E poi appunto, quello che è successo è che ieri, vabbè, eravamo in un meeting, tra l'altro poi magari mi racconto un po' meglio, eravamo in un meeting e ci arriva la notizia di un amico che telefona che dice che ci sono state 5 persone uccise nei pressi di Rafah. Ora, sì. Voglio dire, queste 5 persone non è falso quello che dicono i giornali, che dicono che probabilmente facevano parte della resistenza. Però io penso che certe volte i giornali usino deliberatamente le parole sbagliate nei contesti sbagliati. Nel senso, voglio dire, una persona che si trova in una situazione di occupazione e che fa il possibile, ora, andando al di là dei giudizi se questa sia la strada giusta o la strada sbagliata, ma che usa i suoi mezzi per cercare di difendere la propria terra e la propria gente dall'occupazione. Questa si chiama resistenza, questa non si chiama terrorismo. Mentre invece un altro Stato che arriva con gli aerei e sganciabombe in luoghi dove ci sono anche civili, questo si chiama terrorismo. Israele è terrorista, i palestinesi stanno facendo resistenza. Chiamiamo le cose con il loro nome. Comunque sì, queste 5 persone uccise a Rafah erano persone che facevano parte della resistenza. Sembra che fosse un campo di addestramento in cui facevano, come si dice, in cui della Jihad islamica, delle brigate al-Quds, della Jihad islamica, una cosa del genere. Quello che è successo è che ovviamente questi, cioè, dicono: ne avete uccisi 5 dei nostri, adesso vi rispondiamo per le rime. E hanno mandato questi razzi ad Ashdod, mi sembra, dove ci sono stati 3 feriti israeliani, di cui 2 sembra che abbiano avuto solo qualche graffio, o forse solo lo shock, e uno, boh, l'abbiano ferito un po' di più. La risposta sono state l'uccisione di altri 2 palestinesi in un raid e altri 2 in un altro raid successivo. E siamo già a quota 9 palestinesi e nessun Sì, qua israeliano l'informazione ancora. parlano di un morto israeliano. Sì, che è successo dopo, da quello, almeno dalle voci che ho sentito io, come l'ho capita io, perché poi anche qua girano voci di tutti i tipi. Il morto è stato dopo questi altri ultimi 2 raid, perché a questo punto si sono arrabbiati sul serio, hanno continuato a lanciare missili e c'è stato un morto da parte israeliana. Tra l'altro, appunto, gira voce, e anche questo è molto da confermare perché le voci sono sempre quello che sono, che tra i feriti dal lato palestinese ci sia anche una bambina di 12 anni. E che comunque questo conferma il fatto che, sebbene tu vai a cercare, loro sostengono che cercano di colpire solo combattenti, in realtà ci sono anche civili colpiti. Appunto, c'è stato questo missile ad Ashkelon, il morto tra gli israeliani. Alle 5 questa mattina sembrava che ci fosse una tregua mediata appunto dagli egiziani, quella tregua di cui si parlava. Che da quello che ne sono riuscita a capire io dalle notizie in internet, perché
ovviamente anche qui, appunto, come ti dicevo, arrivano voci. È stata alle 7 di mattina, c'è cioè stata rotta 10 volte dagli israeliani perché avevano già bombardato altri 10 siti all'interno di Gaza. Sì, per, a me punto... mi sembra, Silvia, che questo è un'escalation di dichiarazione, no? Perché poi si mettono le due parti, si accusano fra di loro di essere i primi a rompere la tregua. Giusto, cioè io l'ho rispettata, ma dopo ho fatto la violenza, quindi mi sembra una spirale violenza, cioè che non, un po' come l'uovo e la gallina, non si, è difficile capire da dove prendere la situazione, no? Non so come la vedete. Beh, insomma, allora, da quello che ho letto io, quello che ho letto su, come si chiama? Su Mamek, sì. Mamek, che è l'agenzia di stampa International Middle East Media Center, è che appunto la tregua dovesse partire alle 5 di mattina e alle 7 di mattina Israele avesse già bombardato 10 siti, senza causare feriti ma causando danni, e che quindi ufficialmente la tregua fosse stata già rotta. Dopo che c'è stata una dichiarazione da parte della Al-Quds Brigade, che sono appunto quella l'armata della Jihad Islamica, che dicevano che noi non ci fidiamo per niente della tregua degli israeliani, perché anche l'altra volta, cioè mi viene in mente l'altra tregua che avrebbe dovuto esserci durante la scorsa escalation, marzo scorso, in cui subito dopo la fine della tregua Israele si è piazzato i carri armati si sono piazzati al confine dal lato di Shejaia, che è un quartiere qua di Gaza, hanno bombardato dentro all'abitato, sono morti in 5 ragazzini che stavano giocando a calcio, e Israele sosteneva che non sapeva che lì c'erano 5 ragazzini che giocavano a calcio, e la risposta del Palestinian Center for Human Rights è stata: beh, se tu bombardi un sito civile è plausibile, un sito civile dove ci sono tante case, è plausibile che tu colpisca dei civili. Quindi forse non è chiaro da che parte sia stata rotta per prima la tregua, però queste sono le informazioni che avevo io. Dopodiché, appunto, oggi è stata bombardata di nuovo un sito a Rafah dove c'è un morto e un altro in condizioni critiche. Come dicevi tu, appunto, non si tratta di una guerra, perché una guerra è quando hai due eserciti che vanno uno contro l'altro. In questo caso è un attacco deliberato. Tra l'altro, io mi aspetto che prossimamente, appunto, comincino anche a colpire deliberatamente civili, come appunto è successo a marzo scorso. La cosa su cui vorrei anche, come dire, focalizzare l'attenzione è la situazione psicologica di come la vive la gente normalmente qui a Gaza. Voglio dire, questa gente che ha vissuto l'attacco piombo fuso, l'attacco appunto che c'è stato 2 anni e mezzo fa, in cui i soldati che invadevano le case lasciavano scritto torneremo e sarà molto peggio di quello che è stato adesso. E adesso ogni volta che sentono i droni, una volta che sentono gli aerei, la mente ritorna a quell'incubo che è successo appunto 2 anni e mezzo fa. E appunto, ieri sera, per dire, c'era il suono dei droni che veramente lasciava, era impossibile dormire. E dico, c'era il suono dei droni, che qua chiamano zannane perché fanno zzz di continuo, in centro a Gaza dove è assolutamente, cioè come fa uno a pensare che si possano lanciare dei missili dal centro di Gaza? Noi abbiamo l'appartamento che è vicino al mare, e che appunto è, sì, diciamo, lontano dal confine, lontano da queste cose qui, e continuavano ad esserci droni bassissimi. La gente appunto fa fatica a dormire. Tra l'altro, ma anche è una questione, è una strategia di terrore, secondo me, perché il fatto di far passare l'aereo a bassa quota, sentire il rumore, anche se non sparano un solo colpo, cioè non buttano una sola bomba, cioè il fatto di sentire con quel rumore. Cioè, ma questo è vecchissimo, mi ricordo anche, non so se conoscete, c'è un storico che si chiama George Mosse, che lui racconta che durante la guerra i nazi, quando passavano per Parigi, usavano proprio questa tecnica. Cioè questo di passare su Parigi senza buttare una sola bomba, cioè in alcune occasioni ovviamente, e questo già provocava terrore. Quindi mi sembra che si sta ripetendo una situazione simile adesso.
È la stessa cosa che fanno quando ci sono le sound bomb, cioè ci sono certe volte questi F-16 che passano, diciamo, superano la barriera del suono e fanno praticamente lo stesso suono di una bomba. E qui sono sound bomb e io da straniera certe volte faccio fatica a capire quando è una bomba vera e quando è un aereo che passa che sorpassa la velocità del suono e che fa lo stesso suono di una bomba, Quando è appunto. stata l'ultima volta che hanno attaccato con le bombe a Gaza? Con le bombe a Gaza, guarda, qua attaccano spessissimo con le bombe, solo che di solito colpiscono aree dove non c'è nessuno, cioè ex siti di polizia, ex siti dove facevano training, di solito colpiscono sempre posti vuoti. Ora non ti so Ok, va dire bene. l'ultima data, però può Ok. darsi che risalga 10 giorni fa o una cosa del genere, cioè non è una cosa normale, solo che di solito appunto lo fanno semplicemente come dici tu per impaurire la gente, per fargli ricordare guardate che siamo qui e che quando vogliamo arriviamo e possiamo fare quello che vogliamo. Sì, Sì, dicevi, ti ho interrotto prima, prego. no, questo sì, appunto, questo per quanto riguarda l'escalation ultimamente. Boh, io quello che penso è che non ci sarà adesso un'altra piombo fuso, però penso che la cosa si sta aggravando, penso che la cosa si sta, come dire, mi aspetto che nei prossimi giorni ci siano altri bombardamenti, ci siano altre aggressioni. Per quanto riguarda invece altre cose, per esempio, una cosa di cui si è parlato, ma forse non troppo, è stata la questione dello sciopero della fame dei prigionieri, che è stato più o meno nello stesso periodo della liberazione della prima tranche di prigionieri scambiati con Shalit. Sì, tu stai parlando la settimana scorsa, no? Sì, esatto, la Sì. settimana scorsa. La brutta notizia è che appunto, sempre per la serie, che i sionisti, gli israeliani, vogliono continuare a ribadire che fanno quello che vogliono indipendentemente da quello che può succedere fuori. La cosa principale che si richiedeva con lo sciopero era la fine dell'isolamento e dall'altro giorno hanno rimesso in isolamento Sadat, gli hanno detto che Ahmad Sadat gli hanno detto che rimaneva in isolamento per un altro anno. Quindi è anche possibile che anche su quel fronte si inizino altre azioni. Sempre per raccontare quanto qui costantemente siamo sotto assedio e sotto occupazione, abbiamo questo progetto di Oliva della barca che va a monitorare le violazioni dei diritti umani da parte della Marina israeliana nei confronti dei pescatori palestinesi, e appunto finché siamo fuori con Oliva le navi israeliane rimangono al di là delle 3 miglia, mentre invece la notte, 2 giorni fa di notte, sono stati rapiti due pescatori tipo alle 3 di notte che stavano appunto pescando. Pescano molto anche di notte perché c'hanno, come si dice, perché lasciano le barche con la luce, con i fari accesi e poi passano con la rete a raccogliere i pesci che si radunano dove c'è la luce. E quindi pescano anche di notte e la scorsa notte appunto sono stati aggrediti di nuovo dalla Marina Militare israeliana. Ricordiamo, adesso in questo momento siamo in collegamento con Gaza City, siamo in collegamento con Silvia Todeschini che ci sta raccontando la situazione in queste ore drammatiche. Ricordiamo, tu dici poco più di 24 ore, ma sempre ieri, quando sono morti 9 palestinesi. Dico, una situazione sicuramente ormai compresa, però perché non ci racconti un po' la situazione? C'è la normalità, per dire così, della tua vita là in Gaza, perché per esempio racconto brevemente dietro le quinte, preparando questa trasmissione, c'era il discorso della corrente elettrica. No, perché a Gaza a volte ce l'avete, a volte no. Com'è questo? Sì, la corrente elettrica è uno dei tanti esempi di come funzionano le cose qui. Allora, qui a Gaza siamo sotto assedio, credo che sia chiaro per tutti. E appunto i beni che possono entrare sono sempre limitati. In particolare è limitata il quantitativo di petrolio. Il petrolio serve alla centrale elettrica per fare la corrente elettrica. Ora, se non entra sufficiente petrolio, non c'è sufficiente corrente elettrica. E qui è normale, funziona così da sempre. Anche qui, questa storia della normalità, di come la gente si abitua a un certo punto, che c'è corrente elettrica per metà giornata, l'altra metà giornata non c'è corrente elettrica. Infatti, avrei voluto fare il collegamento da casa, mentre invece mi sono spostata in un Adesso bar sei in un bar, perché qui no? c'è il Sì. generatore. Adesso sono in un bar perché qui c'è il generatore, c'è il collegamento
collegamento internet e quindi si può fare, però se fossi stata a casa non avrei potuto farlo, quindi cioè la gente normale che magari non può permettersi di andare a passare il pomeriggio in un bar può, perché comunque i bar che hanno internet sono i bar diciamo più eleganti, da casa a corrente per metà della giornata. Quante ore che non c'è luce? Funziona che o non c'è corrente dalle 7 di mattina alle 3 di pomeriggio, poi il giorno dopo non c'è corrente dalle 3 di pomeriggio alle 11 di sera, e il giorno dopo abbiamo corrente tutto il giorno più o meno, però poi dipende perché ci sono periodi in cui c'è meno corrente, periodi in cui ce n'è di più, questo è come funziona di solito, poi certe volte ce ne abbiamo di meno perché entra meno petrolio, certe volte ce ne abbiamo di più perché entra più petrolio, certe volte l'anno scorso mi ricordo che a un certo punto hanno bombardato parte della centrale elettrica e quindi avevamo pochissima corrente. Dipende, c'è stato un periodo in cui si riusciva a importare petrolio dall'Egitto e quindi avevamo corrente quasi 24 ore al giorno, cioè è molto variabile anche la corrente. E poi un altro esempio di situazione simile è quella dell'acqua. La falda acquifera qui è inquinata, nel senso che è sovrasfruttata, le fogne sono state distrutte durante il piombo fuso e non sono riusciti a ricostruirle, quindi ci sono infiltrazioni da parte dell'acqua salina del mare e quindi appunto viene sfruttata sia dai palestinesi che dagli israeliani, l'acqua qua è praticamente imbevibile, non è salubre, è inquinata anche dalle armi chimiche usate durante il piombo fuso, eccetera, eccetera. E per avere l'acqua potabile bisogna avere l'acqua filtrata. L'acqua filtrata la si va a comprare giù in strada, cioè non si usa l'acqua potabile, l'acqua del rubinetto nemmeno per fare il tè, per dire. E appunto l'acqua filtrata a sua volta ha il problema che non ci sono sali dentro, nel senso che viene filtrata completamente, non viene rimineralizzata dopo. E questo causa problemi sia di salute, soprattutto mi dicevano per le donne incinte e via dicendo. Anche perché a questa situazione bisogna aggiungere, lo ricordiamo, che Gaza è una delle terre più altamente densamente popolate al mondo, giusto? Sì, sicuramente. Sicuramente la più altamente più densamente popolata del Mediterraneo, probabilmente, cioè è tra le più densamente popolate al mondo. Credo che la zona del nord dell'India la raggiunga in qualche modo, ma. No, quindi questo per spiegare un po' la situazione, no? Che questo sicuramente peggiora un po' la situazione, no? Che ci sia tanta gente in pochissimi chilometri quadri. Tra l'altro il fatto che ci sia tanta gente in pochissimi chilometri quadri e che appunto non possa, cioè il problema principale qui è l'autosufficienza alimentare, cioè diciamo c'è, per cui per impedire. Puoi ripetere l'ultima frase che si è perso il collegamento? Che il problema principale, secondo me, qui è cioè a livello di assedio e via dicendo, è l'autosufficienza alimentare. Nel senso che c'è un disegno chiarissimo da parte di Israele, per cui impedisce ai contadini di coltivare la loro terra, ai pescatori di pescare in mare. Per esempio, esiste questa buffer zone chiamata da Israele, che sarebbe meglio chiamare no-go zone o a zona ad alto rischio, praticamente la fascia di territorio vicino al confine. La fascia di territorio vicino al confine è quella che viene più coltivata dai contadini. E il 35% delle terre arabili, delle terre coltivabili qui a Gaza, rientra appunto in questa zona ad alto rischio, in questa zona dove i contadini, se vanno, rischiano che i soldati dalle torrette di controllo gli sparino contro. E questo rientra appunto nel cercare di impedire ai palestinesi di coltivarsi la loro terra. Dall'altro lato guardiamo i pescatori. Secondo gli accordi di Oslo potrebbero allontanarsi da riva fino alle 20 miglia marine, mentre invece la marina israeliana, a suon di colpi di arma da fuoco e via dicendo, li mantiene all'interno delle 3 miglia marine, perché ha imposto questo limite qua. Ora all'interno delle 3 miglia marine non c'è più pesce da pescare, questo significa andare a intaccare l'autosufficienza alimentare di un popolo. E dall'altro lato poi c'è l'UNRWA e non so, e anche l'ONG eccetera, che continuano a fornire cibo, a fornire servizi, ma sono servizi che comunque non rendono autosufficiente la gente qui, perché la gente qui non può essere autosufficiente, perché appunto Israele non glielo permette. E appunto, collegando questo al fatto che siamo in una delle zone più densamente popolate del mondo, capite un po' qual è il problema.
Puoi restare un attimo in diretta, Silvia? Mm-hmm. Perché adesso facciamo una brevissima pausa musicale, ma ti lascio così una domanda, così hai uno o due minuti da pensarci. Ovvero, certo. Come si esce da questa situazione così complessa? So che è una domanda un po' impegnativa la risposta, però pensaci e fra pochi istanti ci dai la risposta. Voglio dire anche che potete collegare con Radio Cooperativa allo 049 880 90 20 880 90 20, perché ci ascolta in diretta, sono le 19:29 minuti, perché stiamo usando il computer, quindi le linee telefoniche sono normalmente aperte. 049 880 90 20, 120 82 301 120 82 301, invece il conto corrente postale di Radio Cooperativa, indispensabile per il funzionamento di questa radio. E con questa musica tranquilla riprendiamo questo collegamento con Gaza City, dove c'è Silvia Todeschini dall'altra parte della linea telefonica, perché sapete che sono stati anche dei morti palestinesi proprio ieri, ed è per questo che avevamo deciso di fare questa puntata speciale di Radio Cooperativa sull'FM92.7, sul www.radiocooperativa.org. E prima li facevo a Silvia Todeschini questa domanda, no? Come si esce di questa spirale di violenza, di questa situazione così complessa? Allora, la prima risposta che mi viene da darti è sarebbe sufficiente rispettare quello che è già stato detto a livello internazionale, nel senso che Israele è lo Stato che ha violato più risoluzioni ONU al mondo, ne ha violate più di 70, e nessuno tra gli altri Stati appunto facenti parte dell'ONU è riuscito, o insomma per motivi vari, probabilmente per la struttura stessa dell'ONU, a sanzionare Israele in maniera effettiva. Tra le varie violazioni c'è la violazione del diritto al ritorno dei palestinesi e via dicendo. Quello tra le campagne più effettive che ci sono in giro appunto nei confronti di Israele è quella del BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele. Il boicottaggio è una campagna che è nata nel 2005 da un appello fatto da associazioni che rappresentano, associazioni e gruppi che rappresentano la società civile palestinese. È molto importante perché appunto è un appello unitario in cui appunto ci sono tutti i partiti, tutte le associazioni, centinaia di associazioni e via dicendo, ed è un appello che si basa semplicemente sulla legislazione, sulla risoluzione internazionale, sulla legge internazionale, nel senso che quello che chiede a Israele di comportarsi in accordo alla legislazione internazionale e alle risoluzioni ONU, chiede la fine dell'occupazione militare e lo smantellamento del muro, come è stato appunto da risoluzioni ONU, chiede diritto al ritorno dei palestinesi alla loro terra, come è stato appunto ribadito più volte, tra cui nella 194 all'ONU, e chiede la fine delle discriminazioni dei palestinesi all'interno dei territori del 48. Il boicottaggio si articola in diverse cose: si articola il boicottaggio accademico, boicottaggio dei beni e via dicendo. Il boicottaggio accademico è particolarmente importante, il boicottaggio culturale in generale, cioè il fatto di cercare di convincere per esempio artisti a non andare a suonare in Israele, oppure il fatto di cercare di di andare ad eventi dove ci sono artisti provenienti da Israele e spiegare a chi sta lì che questi provengono da uno stato di occupazione. Perché uno dice boicottaggio culturale? Diciamo che uno può dire boicottaggio culturale no, perché ci vuole pluralità, comunque hanno diritto di esprimere le loro opinioni e via dicendo. Vi faccio un esempio. Qualche tempo fa è andata a suonare a Verona, all'Arena di Verona, la Filarmonica di Tel Aviv. La Filarmonica di Tel Aviv era la stessa che andava a suonare per i soldati quando all'interno delle
diciamo, nelle caserme e via dicendo. Ora, come si può essere moralmente, diciamo, non è immorale andare alla Fisarmonica di Tel Aviv e dirgli no, qui tu non suoni, perché devi scegliere o suoni con gli israeliani, con i soldati israeliani, o appoggi le forze di occupazione, o sei un portatore di cultura pulito. Lo sto spiegando malissimo, però l'idea è che la maggior parte dei cantanti e degli attori che escono da Israele per andare a fare performance fuori, comunque portano una cultura di occupazione, comunque sono portatori di un messaggio di guerra. Tanto più che all'interno stesso di Israele ci sono gruppi come quelli del Boycott From Within, che appoggiano il boicottaggio di Israele e che anzi chiedono di boicottare Israele ancora di più, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista economico, per chiedere di dare voce a quei pochi all'interno di Israele che si oppongono all'occupazione, che si oppongono alle violenze di Israele nei confronti dei palestinesi. Questa appunto è una cosa, quella del boicottaggio. L'altra cosa che mi viene da dire è la risposta che mi davano qua, che mi è capitato di intervistare due donne, appena che ve la ribadisco. Che ti è capitato di intervistare? Mi è capitato di intervistare due donne per una cosa che sto scrivendo. E una, per dirvi, è comunista, quindi del fronte popolare, del PFLP, e quell'altra invece fa parte della Jihad Islamica. Entrambe gli ho domandato, ma sentite, ma secondo voi, dalle mie parti, la gente che cosa dovrebbe fare per la causa palestinese, o comunque per portare la pace qui, eccetera, eccetera. E entrambe mi hanno risposto che il problema è che comunque i nostri governi appoggiano Israele, e quindi soprattutto quella della Jihad Islamica, che mi ha lasciato di stucco, mi ha detto: dovete fare la rivoluzione, dovete mandare a casa i vostri governanti. Ed è anche per questo che eventi come il 15 di ottobre, eccetera, non sono scollegati in realtà dalla lotta palestinese, come dalle diverse lotte di liberazione. Ci sono tanti slogan che dicono: la vostra vittoria è una nostra vittoria, la vostra lotta è una nostra lotta. In effetti, perché noi avevamo fatto un collegamento speciale proprio da Roma in quella giornata del 15 ottobre, e una delle interviste che avevamo fatto era proprio alla Freedom Flotilla, che era stata presente anche a Roma, un po' per collegare i diversi fatti, no? Come ben dicevi te, come diversi fattori si accomunano o si rapportano fra di loro, no? Esatto. E sì, appunto, alla fine la causa di tutto questo è probabilmente una causa comune, nel senso, perché Israele sta dove sta? Israele sta dove sta perché il nostro mondo, il mondo occidentale, accetta e vuole che Israele stia dove stia. Perché il nostro mondo accetta e vuole che Israele stia dove stia? Probabilmente per diverse ragioni, per una ragione economica, geografia politica, per cui c'è bisogno di una colonia qui, perché Israele di fatto è una colonia, per una ragione probabilmente sociale, perché c'è bisogno che qui il conflitto rimanga alto per continuare a chiamare terroristi. Sì, è una colonia nei territori occupati, dici, no, Silvia? No, Israele stesso, secondo me. E perché dici questo? È una colonia occidentale. Lasciando da parte i territori occupati, no? Perché dici che è una colonia? Perché per come è nato. Israele è nato lo Stato di Israele. Probabilmente nato, però i sionisti hanno cominciato a cacciare i palestinesi durante la Nakba nel 1948. Sono arrivati qua, tra l'altro spalleggiati da nazisti e fascisti che non volevano più ebrei all'interno dell'Europa, e li hanno aiutati a venire qui. Questi sono venuti qui, e qui hanno fatto la stessa identica cosa che i nazisti e i fascisti facevano verso di loro, incominciando a trucidare e cacciare palestinesi dalla loro stessa terra. Questa poi anche successivamente è funzionata esattamente come funzionavano le colonie in Africa o altrove, una colonia europea, una colonia occidentale, non di uno stato specifico, però a livello economico lo è tuttora, perché pensiamo per esempio agli scambi economici. Israele non deve pagare dazi
interessi per commerciare con l'Europa o con l'America. E questo è quello che succedeva appunto con le colonie. Silvia, ti chiedevo perché sempre si parla, quando si parla di legalità da parte di Israele, si parla soprattutto per i confini posteriori al 1967, giusto? Cioè quelle della Green Line, stai parlando? Sì. Allora, guarda, secondo me la soluzione di quando si parla di due stati e due popoli è una soluzione ipocrita. Nel senso che secondo me l'idea in cui in questa terra debbano esserci due stati per due popoli non è una soluzione, perché non porta la pace, non porta la giustizia e non è praticabile. Essa non porta alla giustizia perché non garantisce il diritto al ritorno dei palestinesi alle loro terre quando le loro terre sono all'interno del territorio del 48. Non porta alla pace perché il fatto di avere uno Stato dichiaratamente ebraico in fianco ad uno Stato che di conseguenza per forza diventerà dichiaratamente islamico non porterà mai alla pace fra questi due Stati, fra queste due entità. Il fatto stesso che si possa poi dichiarare uno Stato ebraico è razzismo allo Stato puro. E la terza ragione, che non è praticabile, è per via di tutte le colonie che adesso ci sono all'interno della West Bank. La West Bank è una specie di puzzle di diverse isolette fatte di alcune sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese, alcune sotto il controllo di Israele, per cui cacciare tutti i coloni dalla West Bank adesso non è fattibile. La soluzione è due Stati e due popoli. Io penso che chi ancora ne parla o non conosce la situazione o ne parla in maniera ipocrita, perché non è una cosa fattibile, non è una cosa che porta alla giustizia e non è una soluzione che possa portare alla pace. Allora, rispetto a prima, tu parlavi del boicott contro Israele anche per la questione economica delle aziende, voglio dire, ovvero i prodotti da aziende israeliane. Una volta mi ricordo che avevo parlato con qualcuno di voi del gruppo e gli ho detto: ma perché non mi dici, non hai una lista di tutti i prodotti o le marche che vengono da Israele? Allora questa persona mi ha inviato una lista che non finiva più. Allora, ti spiego, sono due cose diverse. C'è il boicottaggio e il disinvestimento, nel senso che il boicottaggio è il boicottaggio diretto di tutti i prodotti che vengono da Israele. Per esempio, riguardo a questo, c'è stata una vittoria bellissima ultimamente per quanto riguarda la Carmela Grexco. La Carmela Grexco è una compagnia israeliana che esportava frutta e verdura spacciandola come biologica, che probabilmente a livello di natura è biologica, a livello umano un po' meno, che proveniva dalle colonie, soprattutto dalle colonie israeliane, e l'importava in Europa. Ora la Carmela Grexco è andata in fallimento e tra le cause di questo fallimento molto molto probabilmente c'è questa campagna di boicottaggio. Insieme alla Carmela Grexco c'è l'Ahava, per esempio, che esporta fanghi del Mar Morto come prodotti di bellezza, un'azienda israeliana che esporta appunto fanghi del Mar Morto, prodotti di bellezza, in Europa, negli Stati Uniti e via dicendo, che è un'altra azienda da boicottare. Dopo che ci sono una serie di aziende che invece hanno legami economici molto molto forti con Israele. Tra queste, per esempio, c'è la Veolia che sta costruendo questa la Pizzarotti, che sta costruendo questa nuova TAV israeliana che passa attraverso territori palestinesi e via dicendo, contro cui c'è una campagna fortissima. Oppure per esempio la L'Oreal che prende anche loro sali dal Mar Morto per i loro prodotti di bellezza. Oppure la Lavazza, c'era una campagna contro la Lavazza che diceva Lavazza qualità rossa, rossa come il sangue, perché in realtà la Lavazza è il caffè più commercializzato all'interno di Israele. Quindi ci sono aziende proprio israeliane e ci sono aziende che commerciano con Israele. C'è per esempio la Teva Dorum, mi sembra si chiami così, che è quella che è un'azienda che fa farmaci. E appunto si chiede di boicottare anche quella e via dicendo. Se volessimo trovare questo elenco, no? Magari cercandolo su Google lo troviamo, però perché sarebbe bello avere. Si chiama BDS Movement? Sì, il sito che si chiama BDS Movement. Puoi fare BDS, lo spelling, BDS Movement. Bologna, Domodossola, Mantova Movement. Ok. .org, credo. Okay. Non mi ricordo di preciso. Quindi là c'è una lista.
Il sito principale di tutto il movimento BDS, quindi si trova materiale, si trova un po' di tutto. Tu sai che giovedì scorso, Silvia, è venuto qua alla radio gente di Amnesty International e hanno denunciato anche la situazione dei prigionieri palestinesi, ovvero tutte le violazioni dei diritti umani che c'erano nei loro confronti, perché per esempio ci diceva che non avevano diritto a, per esempio, a parlare con i suoi familiari, o a sapere la situazione esatta, dove si trovano incarcerati, o che magari lo incarcerano in un carcere troppo lontano da Gaza, quindi questo faceva molto difficile il ritrovamento fra i prigionieri e i suoi familiari. Cosa ci puoi aggiungere al riguardo, Silvia? Allora, dunque, la scusa che usavano per il fatto che le famiglie di Gaza non potessero visitare i loro familiari era il fatto che i familiari di Gilad Shalit non potessero visitare Gilad Shalit. Questa si tratta di una punizione collettiva in violazione, aperta violazione della Convenzione di Ginevra. Quello di cui facevi menzione tu, di quando si parla di prigionieri che sono in carcere senza una ragione specifica, si tratta della detenzione amministrativa. Israele può mantenere in carcere persone per 6 mesi, rinnovando per 6 mesi, rinnovando per 6 mesi, senza fornire un reale capo d'accusa. Ci sono minori in carcere, ci sono ci sono tantissimi minori in carcere, minori palestinesi all'interno delle carceri israeliane, incarcerati appunto perché lanciavano pietre o cose del genere. Israele sostiene che quelli che sono in carcere sono terroristi, appunto lui li chiama terroristi. Io chiamerei terroristi appunto tutti i soldati israeliani che fanno ben di peggio di quanto questa gente che no, ma il discorso che tu per chiamare una persona terrorista dovresti, che ne so, mettere che ci sia un avvocato, un pubblico ministero, un giudice, qualcuno che dica effettivamente se questo è così o meno, e non mi risulta che questo sia il caso di quello che succede in Israele, giusto? A livello di legislazione internazionale abbiamo i detenuti e i prigionieri. In una situazione di guerra io posso fare dei prigionieri di guerra, catturarli in territorio nemico, tenerli nel mio territorio, e in questo caso posso non fare nessun processo e posso tenerli come mi pare, perché sono appunto prigionieri di guerra. Poi c'è la situazione di occupazione, come quella che stiamo vivendo adesso, che è, come si dice, che è regolata dalla Convenzione di Ginevra, la quarta Convenzione di Ginevra, mi sembra, e che dice che si possono essere detenuti fatti dalle forze di occupazione nei confronti della popolazione occupata. Questi detenuti però devono andare sotto il regolare processo, cosa che non succede, e devono soprattutto essere detenuti in carceri che stanno all'interno del territorio occupato, non all'interno della potenza occupante. Altra cosa in più, tutti i prigionieri palestinesi che appunto vengono deportati in Israele, perché legalmente la parola giusta è deportati in Israele, tutti i prigionieri palestinesi sono prigionieri politici, perché i crimini di cui vengono accusati, al di là appunto del fatto che siano crimini giusti, crimini sbagliati, non importa niente, i crimini che vengono accusati, di cui vengono accusati, sono crimini contro l'occupazione, non sono crimini contro altre persone, altri vicini, crimini comuni, sono crimini politici, e quindi sono tutti prigionieri politici che vengono deportati all'interno della potenza occupante, contrariamente alla legislazione internazionale. Appunto, nei giorni scorsi c'è stato questo sciopero della fame da parte dei prigionieri all'interno delle carceri israeliane, che appunto richiedeva veramente cose basilari e cose piccole, tra virgolette, nel senso che chiedeva di poter studiare, chiedeva l'accesso ai libri di scuola, chiedeva che appunto le famiglie anche dei prigionieri da Gaza potessero andare a visitare i loro cari, e chiedeva soprattutto come punto principale la fine dell'isolamento. Israele ha mette in pratica questa pratica dell'isolamento, di prendere alcuni prigionieri, di solito i leader delle diverse fazioni, di metterli in carcere di metterli in isolamento, che significa chiuderli in una cella di 1 metro per 2,
e farli uscire per l'ora d'aria in orari completamente diversi rispetto agli altri, e anche durante l'ora d'aria rimangono legati. Questa pratica qua, dopo 2 anni, 3 anni che va avanti, provoca danni abbastanza irreparabili a livello psicologico e anche a livello fisico. C'era per esempio questo Ahmad Sadat, che è il leader del Fronte Popolare, che era in isolamento da 3 anni e che è stata fra le cause che hanno fatto partire appunto questo sciopero della fame. Una settimana fa i sionisti avevano assicurato che sarebbero usciti tutti quelli che erano in isolamento, sarebbero usciti dall'isolamento, mentre invece negli ultimi giorni hanno ritirato la parola e hanno detto che per esempio questo Sadat sarebbe ritornato in isolamento per un anno, ancora per un anno. Quindi adesso siamo in attesa di vedere cosa succederà nelle carceri, perché comunque qui si riparte con lo sciopero della fame solo se dalle carceri ripartono con lo sciopero della fame. In ogni caso, la questione dei prigionieri è una questione su cui vale la pena mantenere alta l'attenzione, perché è uno degli esempi principali, degli esempi più clamorosi e più esplicativi in qualche modo di come funzioni l'occupazione israeliana, cioè vanno contro qualunque legge internazionale nel silenzio più assoluto e senza che nessuno gliene importi niente, ed è allucinante come se la prendano appunto coi prigionieri, cioè una volta che sei prigioniero non c'è più alcun senso nel prendersela con te, nel privarti del diritto per esempio di avere dei libri o del diritto per esempio di poter guardare la televisione del tuo paese. Prigionieri raccontavano di perquisizioni inutili e umilianti, raccontavano che per esempio durante lo sciopero della fame loro cercavano di tenersi il sale, perché se andavi avanti ad acqua e basta, col sale riuscivi a insomma, rimanere ad avere un equilibrio sufficientemente buono da non star troppo male. E appunto i soldati entravano nelle celle e cercavano il sale, se non lo trovavano cominciavano ad annaffiare tutta la cella fino a che tutto il sale veniva sciolto, perché lo nascondevano tipo negli interstizi dei letti. Oppure arrivavano dentro la cella, facevano perquisizioni e lasciavano tutti gli averi, gli oggetti, vestiti, eccetera, dei detenuti in centro alla cella, e questi durante lo sciopero della fame, che uno è debilitato, e via dicendo, dovevano mettersi a posto tutte le cose. Oppure mettevano in isolamento persone durante lo sciopero della fame, cioè cercavano di individuare i leader e li mettevano in isolamento fino a che lo sciopero della fame non fosse finito. Raccontano alcuni dei prigionieri usciti durante. Questi appunto sono racconti che vengono dai prigionieri che sono stati scambiati durante lo scambio con Gilad Shalit. E appunto fra le cose che raccontavano allucinanti di questo scambio è che i soldati carcerieri dentro le carceri si divertivano a far stare i detenuti sul filo del, come si dice, del non sapere se verranno liberati oppure no. Cioè questi tipo entravano in carcere e dicevano domani tu sei libero, poi entravano dopo e dicevano no, domani tu non sei libero. Sì, torniamo al discorso dell'incertezza. Scusa il parallelismo, però faccio un parallelismo un po' così spontaneo fra quello che mi stai dicendo ai prigionieri e quello che raccontavi prima dell'aereo, ovvero degli aerei, perché in ogni caso c'è l'incertezza, il dubbio, il non sapere, e quindi questo anche provoca ansia, immagino, tanto dalla persona che nella città è parsa l'aereo, non sa se le esplode una bomba addosso, oppure dalla persona che è in carcere e non sa se all'indomani sarà libero o meno. Sì, infatti è sempre quella sensazione del io sono qui, ti controllo, so tutto quello che Sì, ma fai scusa. e poi posso decidere quando voglio io se ti sparo oppure no. Sì. Ti faccio passare una volta, scusami, finisco, ti faccio passare 2 volte, ti faccio andare a scuola 3 volte, 4 volte, la quinta volta ti sparo al ginocchio e tu sai che tutte le volte, magari ti sparo alla 1001ª volta. C'è questa ragazza nel villaggio di Cusà che è senza una rotula perché le hanno sparato mentre tornava a casa da scuola. Magari ti sparo alla 1001ª volta, ti faccio passare 1000 volte, ma tu tutte quelle 1000 volte sai perfettamente che io dalla torretta posso spararti quando voglio. Sì. E Per questa è la sensazione che. esempio, ricordando un po' quello che succedeva in Argentina durante la dittatura, facevano finta di spararti e poi il corpo d'arma no, non partiva, però si sentiva il rumore, si preparava tutto, assolutamente tutto, e la persona era sicura di morire in quel momento. E dopo no, non moriva.
E quindi questa specie di incertezza che sicuramente provoca un terrore inimmaginabile, ecco, immagino dall'altra parte, no? Sì. Va Sì, il bene. fatto di sapere di avere la tua vita nelle mani di qualcuno Che può che fare non della sei. tua vita quello che vuole, in Ed è la sostanza. stessa sensazione, mi viene a pensare ai bambini quando devono passare i checkpoint. Cioè, sono stata 2 anni fa, ho vissuto 3 mesi ad Hebron, e c'erano questi bambini che dovevano passare i checkpoint ogni volta per andare a scuola. E ogni volta non sapevano se i soldati li fermavano, se non li fermavano. C'erano certe volte che raccontavano che i soldati gli mettevano l'acqua dentro lo zaino. E boh, è sempre la sensazione che loro possono e tu no. Che quando ci cresci con quella sensazione, è fin da quando sei piccolo che sei abituato a vederti un'arma puntata contro, a sapere che dalle torrette possono spararti o tutte queste cose qua. Le ripercussioni psicologiche anche nella tua vita adulta, Sì, non li cioè, cancelli più. Ok, esatto. Silvia Todeschini, ti ringrazio moltissimo per questo collegamento da Gaza City. Che ora è adesso? Qui C'è sono un'ora di differenza, no? le. Sì, sono le 7 quasi. Quasi le 7, quindi sì, da oggi proprio una differenza. Il clima com'è? Scusa la curiosità, la banalità della domanda. Guarda, sta per arrivare la stagione delle piogge, ieri ho fatto anche qualche goccia. Ma fa Boh, caldo, io fa sono in freddo? maniche di Cioè, qual è la cotone, sono temperatura? ancora in maniche di cotone. Quando siamo usciti stamattina con la barca avevamo la felpa, ma Adesso maniche di cotone ancora. non serve più. Ho capito. Vabbè, Silvia Todeschini, ti ringrazio molto per questo collegamento fra Radio Cooperativa e Gaza City e vabbè, ti auguro un buon soggiorno in Gaza nonostante tutte queste difficoltà e queste sofferenze che sta vivendo la popolazione a Gaza. Un Grazie a voi. saluto. Ciao, buona giornata. Grazie. Era Ciao, Silvia buona Todeschini giornata, grazie. che ci parlava da Gaza. Adesso subito riprendiamo con la parte finale di questa trasmissione speciale di Radio Cooperativa sulla situazione palestinese, informazione che arriva proprio da prima mano su quello che sta succedendo in questa regione così difficile, così complessa come quella del Medio Oriente. Adesso, cari ascoltatori, cambiamo di suono, cioè completamente diverso, perché prima stavamo parlando degli aerei, no? Degli aerei che passano per Gaza, che provocano questo terrore, questa sensazione di incertezza, che uno non sa se gli spariranno un missile addosso, no? Adesso abbiamo trovato su internet proprio il suono di una registrazione che si è fatto proprio ieri, quindi questa è una cosa recentissima, sul rumore degli aerei che passano sulle case a Gaza, ed è così. Ecco, quello che avete appena sentito è proprio il rumore di una registrazione che si è sentita proprio ieri a Gaza, un po' per descrivere, anche se è impossibile far sentire per radio la paura, l'incertezza, il terrore che sentono questa gente quando sente lo stesso rumore che avete sentito voi adesso, però con un volume assolutamente, ovviamente, no? Sto dicendo una cosa ovvia, amplificato e molto più forte.